Dispiace che qualcuno abbia veramente esagerato, a Vicenza città è stato incendiato un albero, incendiato un'auto, quindi da questo punto di vista va assolutamente stigmatizzato questo tipo di comportamento. Cosa ne pensa di questa riapertura delle scuole al 50% dal 7 gennaio? La preoccupa? Ma ci preoccupa sì, lo dico anche dal presidente della provincia che si occupa dei trasporti, stiamo potenziando, stiamo facendo un piano straordinario anche con il lavoro del tavolo organizzato dal prefetto, però mi preoccupa, nel senso che la malattia in Veneto c'è, sta girando, non bisogna abbassare la guardia, e se abbassare la guardia vuol dire far rientrare i ragazzi delle superiori a scuola, io credo che un rinvio ci sarebbe stato. E quindi vediamo cosa deciderà il governo nelle prossime ore, se Vicenza e il Veneto diventa zona arancione o meno, e di conseguenza poi bisogna ragionare anche sui trasporti e sull'apertura delle scuole, se mantenere o meno la DAD attiva.